Cioè, sono appena entrato su Melon Playground. Non so cosa sia successo. Cioè, cos'è? Perché è tutto blu? Perché è tutto così strano? Cosa sono ste armi? Base. Base revolver. Base. Non c'è niente di strano qua. Almeno io ci sono ancora. Ragazzi, non capisco niente. Cioè, è andato tutto strano, la macchina è sempre uguale. È successo qualcosa di strano su Mario Playground. No, ho visto una bomba strana. Ho visto una bomba molto strana. Perché là c'è una cosa viola? Ragazzi, hanno cambiato anche queste bombe, c'è una roba viola sopra. Non capisco niente, raga. Cioè, guardate, queste pistole stanno le balle. E basta. Cioè, non ci sono più le persone normali. Cioè, guarda. Cos'è sta cosa? Ammazzati da solo. Questo cosa fa? Cosa spara? Cioè, ragazzi, non ho capito cosa sta succedendo su Mario Playground. Cioè, ci sono i robot. Aspetta, devo vedere assolutamente il nano. No, ma raga, è un'opportunità bellissima di Mario Playground. Se io mettessi questo qua, potrebbe essere anche un personaggio segreto. Aspettate. Copy. Adesso uscirà sempre lui. Ragazzi, secondo me è un personaggio segreto che prima o poi scomparirà e non rivedremo mai più. Quindi è sempre meglio copiarlo. Quanto basso l'ho preso? Questo ci passa. Oh, raga, questa. Aspetta, ne spawno un altro di robot. Potrebbe essere una grande opportunità di Mario Playground. Un più alto questo. Copy. 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 Perfetto, adesso sono tutti alti. I robot sono sempre più alti dell'uomo, se vuole mai. Ragazzi, no, aspetta, ma cosa succede se io tipo gli mettessi la generazione? Cosa gli è successo? Cos'è quello? Allora, cos'è questo? L'ho decapitato. Cos'è? Cos'è? Non sono i robot normali. Guarda, non c'è. Funziona solo se metti questo. Cosa c'è se metti il virus? Cioè, non capisco, ragazzi. Siamo da 3 minuti che registriamo, ma un robot può prendere il virus. Cioè, ragazzi, non capisco niente. Quindi i robot conquisteranno il mondo. I robot vinceranno. Time to have fun with the force. I robot ci manderanno. Ragazzi, siamo finiti. È un playground, è stato invaso dai robot. No, aspetta. Cioè, è diventato un umano schifo. Poi. Oh, ma secondo me sono su questa mappa. Se esco e vado su un'altra mappa, sarà sicuramente diverso. Se io vado sullo spazio, ci sono gli alieni. Ci sono sempre.
e solamente i robot. Sempre esistono solo i robot. No, spazi sono un po' diversi. Ma guarda. È solo una cosa. Gli unici umani. Beh, quasi umani. Siamo rimasti solo noi. Solo noi. Gli unici umani. In tutta la galassia. Nel resto sono rimasti solo robot. Che non soffrono. A nulla. Ah, che scheletro è comunque umano. Mi dispiace. Mamma, non playground. Da oggi. È stato invaso. I robot. Se la ci sono solo. Non fanno più vedere l'uomo. E immagina. Sempre le stesse immagini. E se provassi a copiare quelle immagini. Andiamo su questa mappa. E proviamo a copiare quelle immagini. Cioè. Allora. Ci serve una scatola. Una scatola. Sopra c'erano due cose di vetro. Glass. Con sopra. Facciamo finta che sia un bulk. Facciamo finta. In realtà non c'è. Cosa c'era sopra? Dai, sì, mettiamo il bulk. Sotto ci mettiamo la mela. Mela. E per terra la bottiglia. Non è successo niente. È rimasto solo il robot. Robot. Si ammazzano vicino. Non ci credo, ragazzi. Cioè, sono entrato appena adesso. L'ho visto da 7 minuti sono entrato. Ho visto sti robot che sono immortali. Non sono mica immortali. Non sono fatti solamente e solamente. Ma se provo a curare un umano, curandosi diventa robot. Non si cura. Questa versione non esiste. Invece sì. Questa non esiste. Ancora c'è il sangue. Nei vecchi tempi. Direi di fare una sfida. Uomo versus robot. Uomo versus robot. Chi vincerà? Prima inizia lui, Giovanni. Sto andando in più. Avete iniziato adesso, gli rompo un milione. Avete muore. John. Sì, definitivamente. Morto. Morto. Ah. 1-0. Giovanni vince. Joystick. Versus robot. Adios. È andata una pubblicità, ma io mi sono stancato. Quindi tolgo internet e andiamo. No, non voglio, non vi faccio gustare sta pubblicità. Perfetto. E eccoci qua. Vediamo chi vincerà. Io mi do un pugno. Voi mi salta addosso. E come un robot. Si distrugge. I robot sono stupidi, intelligenti.
Ancora non ho capito, ma so solo che io ho vinto. Arriva uno che spero che perda. Da un segno a robot. E a robot. Io l'ho testato. La robot rimane in vita. Ma lui muore. Il robot non ha vinto una partita. Però anche... andiamo alla prossima partita. Dovremmo riuscire a distruggere questa gara di schiaffi. Gara di schiaffi, robot di qua e io di qua. E Giovanni di qua. E Giovanni di qua, sì. Si chiama Giovanni. 3, 2, 1. Bene. Non schiaffo niente. Schiaffo da robot. Schiaffo da Giovanni. E lancio un boino in testa. Giovanni ha vinto. Tocca a Joystick, che nella seconda, nella prima sfida vince, ma nella seconda cercherà di vincere il meglio possibile. Voglio vedere una cosa, cioè se le lanci in spine. Sì, mi sembra forte. No, fermi tutti, che mi rimetto. Allora, siamo da 11 minuti, ragazzi. Non posso restare tanto a registrare, quindi questa... sì, giocare contro giocare. Joystick contro joystick. Bene. No, ma che... no, non vale, non vale. Mi ha ucciso la scatola. Mi ha ucciso la scatola. Direttamente. No, aspetta, mandiamo indietro nel tempo, indietro. Aspetta. Arriva robot. Quell'altro sull'altro sono tornato, ho sbagliato. No! No, Sebastiano è morto. Arrivo io. E con un pugno. Io vado dall'altra parte e la scatola si distrugge. Joel non ha più nessun arma in uso, ma sa solo una cosa, che devo usare l'astuzia. Quindi prese una base pistol, no, una base, sì, una base pistol, la prese in mano e fece. E la botto non morì. Con due colpi, la botto non morì. E addio. Me lo voglio fare questo fatto. Scontro finale. Arma da fuoco. Che però farò vedere nel prossimo video.